Sorveglianza privata o piscina per allarme e sicurezza. Il vice sindaco Polidori dopo il caso scoppiato a Ring. È possibile che la paghi il comune con i fondi in arrivo dalla regione. Alcol a carnevale, 30 persone accolte al pronto soccorso di Catinara del weekend per problemi collegati al bere durante i festeggiamenti. Primarie del PD, trionfo di Nicola Zingaretti anche in regione, dove hanno votato in 25.000, di questi 17.500 per il nuovo segretario. Fiero di stare con l'Italia peggiore, così il governatore Fedriga replica lo showman Bisio, che aveva definito l'Italia migliore, quella favorevole all'accoglienza ai migranti. Catturato a Salvoro uno squalo elefante di oltre 7 metri, l'animale totalmente innocuo è stato liberato dalle reti e poi rilasciato in mare aperto con la speranza che si riprenda. È stata la Brivido e il suo maxi gorilla a trionfare al Carnevale di Muggia. Domani alle 21 la sfilata su Tele4 con il commento di Maxino e della Boba de Borgo. L'Alma riparte di slancio battendo in trasferta Pistoia, recriminazioni in casa triestina invece per il pareggio in casa della Gian Erminio per un sospetto tocco di mano. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Venerdì scorso a Ringo un residente di Opicina ha anticipato la volontà di un gruppo di persone di pagare la vigilanza privata a salvaguardia del borgo carsico e della sua sicurezza. Oggi il vice sindaco di Trieste Polidori ha commentato questa iniziativa ricordando gli impegni del comune con il piano di videosorveglianza e aggiungendo inoltre che con l'arrivo dei fondi regionali potrebbe essere proprio il comune di Trieste a pagare anche questo servizio di sorveglianza privata. Bernardo Gulotta. Potrebbe essere il comune di Trieste a pagare la vigilanza privata ai cittadini di Opicina. Lo annuncia il vice sindaco Paolo Polidori in un'intervista telefonica rilasciata oggi a Tele4. Polidori entra nel merito della proposta annunciata a Ring venerdì scorso da un residente del borgo carsico che si era espresso in maniera piuttosto chiara. Il vicinato di Opicina si sta muovendo per pagarsi la vigilanza privata. Troppi furti, atti vandalici, atti osceni stanno infatti scuotendo la quiete di Opicina e una risposta deve essere ricercata, visto che dal comune al momento non è arrivato molto. Polidori però, pur plaudendo alla proposta, ricorda che la giunta si è subito messa in moto col personale, ma soprattutto con un massiccio piano di videosorveglianza. Ben venga comunque l'iniziativa privata, perché comunque al di là del fatto che ci sono già delle chat di segnalazione da parte dei cittadini, questa è un'ulteriore mossa, però effettivamente anche il comune, soprattutto il comune, deve fare la sua parte. Il punto fondamentale è il progetto di videosorveglianza che stiamo mettendo a punto. Io direi che è il più grande progetto di videosorveglianza che abbia mai portato avanti il comune di Trieste nella sua storia. I pattugliamenti da parte di polizia locale e polizia stradale sono già in atto come rafforzamenti rispetto a un tempo. C'è poi la questione del distretto di polizia locale che sta subendo qualche rallentamento per qualche problema, ma che risolveremo a breve. Quindi l'ipotesi di farsi carico delle spese degli agenti privati, qualora fosse necessario, e grazie ai fondi regionali destinati alla sicurezza. Dei fondi che sono stati posti in essere dalla regione, circa 320.000 euro, proprio per quanto riguarda la vigilanza privata. Noi abbiamo già fatto domanda come Comune di Trieste per poter usufruire di quei soldi, di quella somma, e avremo risposta più o meno tra 2 mesi e non è escluso che neanche con quei soldi possiamo andare a coprire con la vigilanza privata quelle che sono le esigenze di quel territorio. E proseguiamo con il telegiornale. 60 persone sono state soccorse nel weekend tra Trieste e Muggia per aver alzato troppo il gomito in occasione dei festeggiamenti del Carnevale. Per una trentina è stato necessario l'accesso al pronto soccorso di Catinara perché le conseguenze sono state leggermente più gravi. Abuso alcolico a Carnevale. Sono stati 30 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Catinara nel weekend. Altre 30 persone tra venerdì e sabato sono state soccorse dal personale del presidio di Muggia e tra queste 6 sono state portate a Catinara per traumi accidentali e altre patologie. Nessuno dei malori d'abuso di alcolici è stato così serio da provocare il coma etilico e non c'è stato nessun ricovero. I pazienti sono stati tutti dimessi dopo le prime cure. Nel comunicare i dati, la Swiss raccomanda di festeggiare responsabilmente
responsabilmente e soprattutto non mettersi alla guida dopo aver bevuto. Per quanto riguarda il comune di Muggia, il personale medico del presidio locale ha vigilato sul territorio in collaborazione con gli operatori del progetto Overnight, diretto a prevenire gli incidenti causati dall'alcol tra i giovani. Un presidio notevole ma senza creare allarmismi, quello degli operatori di Muggia, che tengono a precisare di sostenere grandi eventi come questi di divertimento collettivo, sui quali è comunque necessario vigilare per garantire la salute e la sicurezza dei tanti partecipanti. E con le primarie svoltersi ieri, il Partito Democratico ha eletto il nuovo segretario nazionale, Nicola Zingaretti. Francesco Russo era il relatore triestino della sua mozione, sostenuta anche da Roberto Cosolini. Entrambi hanno espresso ai nostri microfoni quest'oggi la loro soddisfazione. È stato un grande successo di popolo, una grande giornata di democrazia. E per una volta di più il popolo del centrosinistra si è dimostrato migliore dei leader anche del Partito Democratico. Successo di Nicola Zingaretti anche nella nostra regione alle primarie del PD. Il nuovo segretario nazionale del partito ha ottenuto oltre 17.500 voti sui quasi 24.700 espressi dagli elettori in Friuli Venezia Giulia, pari al 71,4% del totale. Soddisfazione anche per l'alta affluenza ai seggi da parte del rappresentante locale della mozione del neosegretario Francesco Russo. Dobbiamo dirlo, è stata una partecipazione che nessuno di noi si aspettava così numerosa e così coraggiosa anche. Hanno fatto coraggio a quell'Italia che pensa che le cose possano ancora cambiare, che chi ci governa oggi non sta interpretando al meglio i sentimenti di questo paese. Quindi grazie davvero alle tante persone e ovviamente insomma, sono lieto del fatto che sia stato eletto Nicola Zingaretti e che sia stato eletto con un risultato così pieno, perché questa vittoria e chiude le polemiche. Da domani davvero tutti uniti, non ci saranno strascichi, non ci sono più correnti. In questo momento il PD ha la possibilità davvero di riparlare con i mondi con i quali aveva chiuso i rapporti in passato. Zingaretti era sostenuto anche dal collega in consiglio regionale Roberto Cosolini. Ci sono tre vincitori, il popolo del centro-sinistra che a gran voce per l'ennesima volta in modo democratico no, da un mandato per fare opposizione e costruire un'alternativa, il PD che ha oggi come oggi la spinta per uscire dalla crisi e Zingaretti che ha un mandato, una grande responsabilità, ha promesso discontinuità e cambiamento e oggi evidentemente Zingaretti ha la responsabilità e credo la forza di mantenere questo impegno e tutti noi dobbiamo lavorare per mantenere questo impegno. Bene, ed ora una notizia dell'ultima ora. Mario Trampus, ex presidente della Corte d'Appello di Trieste, sarà il nuovo presidente regionale del Corecom in Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi giorni c'erano diverse voci che avevano portato a parlare di Mauro Mazza, di Paolo Francia, ma è Mario Trampus, lo ripetiamo, ex presidente della Corte d'Appello di Trieste, il nuovo presidente del Corecom Friuli Venezia Giulia. Consegnato al regista del film Redland Rosso Istria, Maximiliano Hernando Bruno, il premio Istria Terra 2019. Il tema trattato nella pellicola ripercorre la storia degli esuli istriani, fiumani e dalmati perseguitati nel secondo dopoguerra. La cerimonia di consegna del premio con il presidente della regione Fedriga. Premiato per aver dato voce alla storia di un popolo, di una terra, per aver raccontato un pezzo di storia talvolta messa da parte. Il premio Istria Terra 2019 è stato consegnato al regista del film Redland Rosso d'Istria, Maximiliano Hernando Bruno. Il titolo è stato istituito nel 2008 e attribuisce il riconoscimento a un contributo alla conoscenza e alla diffusione dei temi culturali e storici legati alle vicende dell'immediato dopoguerra nella terra istriana. Per me è un onore essere qui e ricevere questo premio. Senz'altro sono molto orgoglioso e soddisfatto di quello che abbiamo fatto, sia io come regista, ma anche la produzione, anche tutti gli attori che hanno lavorato a questo progetto, perché abbiamo creato un qualcosa che era necessario dopo quasi 70 anni da questi eventi drammatici.
c'era il bisogno finalmente di raccontare un film, no? Su queste vicende drammatiche, sia su Norma Cossetto ma anche delle foibe. Un film che ha portato con sé anche le polemiche di chi vuole raccontare la storia in maniera differente, ciò nonostante la politica del Friuli Venezia Giulia, così come quella del Veneto, regione dove è nato il film, ha portato avanti a spada tratta la diffusione della pellicola dal grande al piccolo schermo, coinvolgendo le scuole. Una memoria condivisa la si ha quando si racconta la verità, e quindi operazioni e opere come Rosso d'Istria sicuramente aiutano in questa direzione, soprattutto si rivolgono a una popolazione giovanile che tramite anche un'opera cinematografica possono comprendere, assimilare anche emotivamente i drammi che hanno subito la nostra gente, la nostra terra. Io penso che questo non sia un dramma del Friuli Venezia Giulia, è un dramma italiano ed europeo, e così deve essere riconosciuto e conosciuto. E a margine di questa cerimonia il governatore Fedriga ha commentato le parole del comico, showman e attore Claudio Bisio, che la marcia antirazzista di Milano aveva dichiarato: questa è l'Italia, intendendo il lato migliore dell'Italia. Fedriga ha replicato dicendo di essere fiero di far parte dell'Italia opposta a quella del comico. Sentiamo. Questa è l'Italia che mi piace, questa è l'Italia, è l'Italia. Prima di tutti la gente, questa. E se Bisio intende che l'Italia peggiore è l'Italia che vuole le regole, l'Italia della periferia che con un'immigrazione clandestina incontrollata voluta dal Partito Democratico vive le difficoltà quotidiane, e l'Italia che non chiede wifi gratuito ma ogni giorno alza la sare cinesca, sono dell'Italia peggiore, ne vanno orgoglioso. Però quell'Italia peggiore è quella che ha permesso anche in un momento di difficoltà economica del paese, che con il sudore e la fatica di andare avanti e magari stando un pochino più lontana dai salotti buoni, ma stando vicino alla realtà concreta delle cose. E parliamo ora invece di una notizia curiosa: uno squalo elefante di oltre 7 metri di lunghezza e del peso di circa 2 tonnellate è rimasto impigliato in una rete da pesca di un pescatore di Salvore, ovvero nell'estremo lembo, diciamo a sud del Golfo di Trieste. Vediamo però poi come è andata la vicenda. Uno squalo di oltre 7 metri è finito nelle reti di Ivan Pavelic, un pescatore di Salvore, nell'estremo lembo a sud del Golfo di Trieste. Per una volta però il gigante non è finito in banchina per le foto di rito, ma è stato liberato dalle maglie di nylon, trainato al largo e liberato in acque aperte, con la speranza che si riprenda il più presto, nonostante fosse parecchio malconcio. Sgombriamo subito il campo da equivoci, vista grandezza e foggia delle pinne. Non si tratta né di uno squalo bianco, né di un suo simile, ma di un gigante buono. La specie è conosciuta come squalo elefante e non si tratta di un avvistamento così raro in Adriatico. Negli anni scorsi, infatti, un animale simile era stato filmato da alcuni diportisti nelle acque dell'isola di Cherso, mandando con la mente indietro di qualche lustro. Pure nelle acque di Trieste si è fatto vedere più volte. Il Cetorhinus maximus gunnerus, questo è il nome scientifico, è il più grande pesce del Mediterraneo. La sua lunghezza media, da adulto, si aggira attorno ai 12 metri, ma spesso raggiunge addirittura i 15. Si tratta di un animale che desta una certa impressione se avvistato da neofiti, non solo per le dimensioni e l'enorme pinna dorsale, ma soprattutto perché procede a pelo d'acqua con la bocca rigorosamente spalancata. In realtà si tratta del metodo con cui l'animale si nutre, non di pesci, ma di plancton che filtra attraverso le sue speciali fessure branchiali, che quasi gli circondano il capo, dotate di speciali filamenti che raccolgono il prezioso nettare alla base della catena alimentare marina. La speranza è che l'animale pescato dietro la punta di Ligaro, a meno di 100 metri dalla riva, si possa riprendere e continuare la sua lenta peregrinazione nelle acque dell'Adriatico. E parliamo ora invece di una rapina con strappo commessa nel 2014 a Gorizia, quando un ladro a bordo di un motorino strappò una collana di dosso ad una signora, risolta 5 anni dopo questo caso, risolto dopo 5 anni. Ce ne parla Bianca Navarra. Un po' retro visto il mezzo utilizzato e sicuramente impossibile da non notare dato il colore del ciclomotore. Un trentenne sloveno, Christian Gorkic, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla squadra mobile della polizia di Gorizia. L'accusa? Una rapina con strappo, a bordo del suo Ciao Rosa, ai danni di una signora che stava passeggiando col marito a bordo strada in Corso Italia Gorizia. Gorkic, in sella al ciclomotore, si è prima avvicinato, poi ha strappato la collana d'oro che indossava la donna facendola cadere a terra. Infine, si è dato la fuga.
I fatti risalgono al settembre 2014. La donna, a seguito della rapina, aveva anche riportato escoriazioni al volto. Le indagini della polizia portate avanti nel tempo hanno quindi permesso di individuare il trentenne, la cui identità inoltre non era nuova alle forze dell'ordine, visto che in passato lo stesso è stato arrestato più volte per reati simili. Adesso Gorkic è in carcere, dove deve scontare una pena definitiva di 4 anni. Bene, un istante di pubblicità, torniamo poi con la pagina sportiva, il carnevale e tanto, tanto altro. Bentrovati con il telegiornale di Tele4. Grande spettacolo ieri a Muggia per la tradizionale sfilata di carnevale. Ha trionfato la compagnia Brivido, consolidando il proprio primato in testa all'Albo d'Oro davanti a Bulli e Pupe e Bellezze Naturali. Potrete rivedere la sfilata nella sua interezza domani sera alle 21 su Tele4 con il commento di Maxino e di Flavio Furian, ovviamente nella versione Walter. Non guarda questo, guarda questo, perché merita. Sta tirando esattamente largo che sta russando gli alberi. È un gorilla da brivido ad aver trionfato alla 66esima edizione del Carnevale di Muggia, un primato che consolida la testa della classifica nell'Albo d'Oro per la compagnia omonima, che vola a 26 affermazioni e stimola le battute dei telecronisti d'eccezione che hanno commentato in diretta questa edizione. E se come dirgo becca una signora simia? Proprio una simia mai vista. Una simia mai vista? Eh sì, saranno proprio Walter, la bova de Borgo al secolo Flavio Furian e Maxino a spiegare, commentare e far sorridere i telespettatori di Tele4 che domani sera, martedì 5 marzo alle 21, potranno godersi lo spettacolo della sfilata comodamente spaparanzati sul divano. Tornando alla kermesse, dietro alla Brivido con 326 punti con il tema Discovery, Travel and Living, si è piazzata la Bulli e Pupe con L'Erba Voglio, terza piazza per Bellezze Naturali con una cartolina dalla Groenlandia. Ancora una volta una folla di gente tra le vie del centro della cittadina rivierasca per assistere allo spettacolo che ogni anno rinverdisce la tradizione made in Muglia. Una fiumana di gente, maschere, vestiti più o meno improvvisati e tanta, tanta allegria. E questa sera altro appuntamento con il Caffè dello Sport, ospiti della serata l'attaccante della Triestina Davis Mensah e fra gli altri anche il nuovo allenatore della Pallamano Trieste Andrea Carpanese, perché è stato esonerato nel tardo pomeriggio Peter Pussel dopo l'esclusione dalla Coppa Italia del primo turno. Ne parleremo naturalmente questa sera alle 21 su Tele4. Iniziamo allora con la pagina sportiva, pareggio con la Mare in Bocca per la Triestina, impegnata a Gorgonzola contro la Giana Erminio. Il gol di Maracchi, che sembrava aver deciso il match, ha risposto la formazione di Casa Comperna, però c'è tanta rabbia per quel tocco di mano del quale si parla già da ieri pomeriggio. Alla Triestina sfugge di mano la vittoria a Gorgonzola. La Giana, sempre di mano, recupera una partita che stava consegnando la vittoria ai rossolabardati. E il riferimento non è casuale, perché il gol di Perna all'82esimo e il suo presunto tocco col braccio prima di calciare a rete hanno fatto discutere, e non poco. La gara comunque sia comincia al primo minuto, ma bisogna arrivare al 21esimo prima di vedere un tiro verso la porta, poi alla fine mandato fuori da Mouton per la Giana. Poco prima della mezz'ora è provvidenziale il giallo rimediato da Formiconi, che stoppa alle soglie dell'area di rigore un pericoloso inserimento di Solerio, punizione dipinto poi senza esito. 40 minuti sul cronometro e ancora padroni di casa con un tiro a impensierire Offredi, il quale fra i pali vede il pallone allontanarsi dallo specchio. Ribaltamento di fronte, Procaccio lanciato sulla fascia tira in porta, ma Leoni respinge. Questa sarà l'ultima occasione prima della pausa. Al rientro in campo si mette in evidenza Granoccio con una corsa solitaria al 70esimo, dopo che lo stesso è sgusciato fra i difensori. Il suo tocco però è murato dal portiere avversario. Pochi secondi
secondi dopo la freccetta giuliana colpisce il centro con la bella giocata di Beccaro a innescare l'inserimento di Maracchi a trafiggere il numero uno avversario. Una rete che mostra ancora una volta l'indole del giocatore triestino, molto puntuale nel fiutare l'occasione giusta per arrivare al gol. Gli ospiti provano a mettere paura al 78esimo con un traversone che alla fine se ne scorre tranquillo sul fondo. Più problematico il corner del minuto successivo, dove Offredi si fa trovare ugualmente pronto. Alla terza occasione la Giana pareggia, gol viziato da un fallo di Mani, reclamato a gran voce da tutta l'Unione senza però trovare ascolto dall'arbitro. Perna e compagni festeggiano 1-1 e palla al centro. La Triestina non demorde e prova l'attacco da corner, Granoce però manda fuori. Anche la Giana vuole andare in vantaggio, ma l'audacia di Perna sfuma alla destra del portiere. I tre fischi arrivano dopo 4 minuti di recupero, chiudendo la contesa con un pareggio. Per la Triestina distanze immutate dalla vetta in virtù del pareggio del Pordenone con la San Benedettese. E domenica prossima, prima e seconda si sfideranno a Rocco in una sfida molto attesa che potrebbe riaprire la lotta al vertice della classifica. Ottima ripartenza in campionato dopo lo stop invece per l'Alma Trieste, che ha battuto in trasferta Pistoia per 90-77, quarta affermazione lontano da casa per la formazione di Dalmasson, che ha portato 5 uomini in doppia cifra. L'Alma riparte di slancio, piegando la rinnovata Pistoia, mettendo 10 punti più lo scontro diretto di margine dall'ultima piazza per accontentare chi parla ancora di salvezza, e riagguanta il settimo posto a quota 20 in coabitazione con Bologna e Trento. Due punti che scaturiscono da una prova di maturità votata alla valorizzazione del collettivo, in cui i protagonisti del primo tempo, Wright e Dragic, passano il testimone a Mosley, Peric e soprattutto a Cavaliero nel secondo, e infatti l'eroe triestino della promozione a chiudere il match con il tiro dalla lunga distanza. Per nulla una partita facile, quella del Pala Carrara, clima indemoniato, tanti volti nuovi e Mitchell che fa subito volare i padroni di casa sul più 8. Trieste studia l'avversario e si affida al proprio play americano e all'ala di Lubiana per rimanere in linea di galleggiamento. Poi, con l'astuzia di Peric e la classe di Sanders, si conquista il primo vantaggio 22-24 sulla prima sirena. Dopo lo start in stile supereroi della Marvel, percentuali e brillantezza calano nettamente nella seconda frazione con qualche errore di troppo da ambo le parti. La sensazione comunque è quella di un'Alma in controllo dell'avversaria, nonostante la gara scorra sul filo dell'equilibrio sino al 36-40 di metà incontro. Pistoia è in evidente ricostruzione e nella ripresa continua ad affidare palloni a Mitchell e Krubalì con l'onere di inventare. L'Alma invece esegue e cerca l'uomo libero, condividendo democraticamente il pallone tra tutte le mani in campo. Knox si conferma uomo da striscia di conclusioni, propiziando il più 10 biancorosso, mentre Mosley si occupa di spazzolare i tabelloni a dovere. I biancorossi però non ammazzano subito il match e a 10 minuti dal termine il tabellone recita 61-65. Servono due triple in fila di Dani Cavaliero per indirizzare in modo più deciso la partita. Strautis e Sanders lo seguono a ruota e il margine a doppia cifra di vantaggio a 4 minuti dal termine è già una sentenza. 90-77 il finale, ora sotto con Pesaro di Matteo Boniccioli. È stata inaugurata la biblioteca del Consiglio regionale Livio Paladin, la mostra del comune intitolata Un'Europa vicina, tra terra, mare e città, esposti i progetti realizzati a Trieste grazie proprio ai finanziamenti europei di cui tanto si parla. Laura Bucarella. Dopo la permanenza nell'atrio di Passo Costanzi e alla Biblioteca 48 Gambini, la mostra Un'Europa vicina tra terra, mare e città cambia sede, spostandosi nella Biblioteca del Consiglio regionale Livio Paladin di via Giustiniano, dove resterà allestita fino al 20 marzo. L'inaugurazione, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e dell'Assessore alla Comunicazione del Comune Serena Tonel. Sì, un'Europa che parte appunto dalle esigenze di tutti i cittadini, di ciascuno di noi, esigenze di mobilità, di vivere l'ambiente, esigenze di sviluppo economico, che fanno sì che le proposte di progetto e poi appunto finanziate dall'Unione Europea siano un'opportunità di sviluppo. Con la realizzazione di alcuni pannelli e un video si è voluto mostrare alcuni degli interventi che negli ultimi 20 anni, grazie a finanziamenti europei, sono stati realizzati a Trieste e dintorni. Interventi che spaziano da iniziative transfrontaliere di valorizzazione turistica a progettazioni di iniziative di mobilità tra centro città e porto.
E il territorio di Trieste è secondo me un ottimo paradigma di quello che può essere l'Europa, così come vorremmo fosse un'Europa che parte appunto dalle persone, che valorizza le differenze e che dà le opportunità per creare dei collegamenti tra comunità vicine e lontane, proprio in un'ottica di identità europea. E a margine di questa cerimonia le dichiarazioni dell'assessore Tonel, se andranno avanti con l'interrogazione risponderemo in aura, l'ho detto appunto l'assessore comunale alla cultura Serena Tonel, rispondendo a una domanda in merito al suo nuovo incarico alla guida della segreteria del presidente della regione Fedriga, oltre che a quello naturalmente di assessore alla ai teatri del comune di Trieste, effettivamente la delega ai teatri non alla cultura, quella di Giorgio Rossi. Il sindaco di piazza ha tagliato corto la Tonel, si è già pronunciato in merito, peraltro lo ha fatto positivamente. Vi ricordo invece che domani mattina alle ore 7 c'è l'appuntamento con Sveglia Trieste, ospiti di Laura Bucarella, Emanuele Romano, consigliere 5 Stelle di Muggia, Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro, e Radames Razza, capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale di Trieste. Per quanto riguarda il telegiornale è tutto, se volete rivedere servizi o produzioni c'è la app di Tele4, scaricabile gratuitamente su tutte le piattaforme, piuttosto che il sito tele4.it. Buona serata.